12, 3, 7 o non capisco mai quanti numeri sono. No, sono numeri a caso, giocateli pure, sì, sì, una quaterna. Vabbè, insomma. Sono passati 278 giorni dall'insediamento del governo Conte Bis, certo. Ma ne mancano 60 al giorno del suo compleanno. Tanti auguri, tra 60 giorni è il compleanno non del Premier. Non si fanno gli auguri prima, ti ho detto 1000 volte. 60 giorni, lo si fanno, due mesi esatti, insomma. Inizia il countdown. È bello, ma come cominciamo oggi? Cominciamo alla grande, sì, enorme, sì, direi. Pierpaolo Sileri. Pierpaolo Sileri, vice ministro della salute del Movimento 5 Stelle. Signor Sileri, buongiorno. Buongiorno a voi. Ha sentito che buongiorno, presentazione? Che emozionante. La musica. Quando entra, allegra. Quando entra il Ministero della Salute non c'è questa la musichetta, no? Non la metto. No, assolutamente no. La vuole come Ellie McBeal, gliela diamo quando entra in casa, va da sua moglie? Magari per... Sì, così il bambino inizia pure a ballare. Che no. Inizia a muovere. No, pure il bambino che balla non ci guardi, gliele abbiamo avute tutte in questo periodo, il bambino che balla la lasciamolo dormire. E dov'è in questo momento, viceministro? Al ministero. Al ministero, certo, è d'altra parte, dove sta, insomma. In che fase siamo? Due bis, due e mezzo, tre... conto fino a tre, no. Due, sì, due, no. E mezzo, no, due, tre, non quarti. Non si è capito il numero. Non ho mai amato i numeri per delineare le fasi. Io direi che abbiamo passato, facciamola più semplice, abbiamo passato la fase acuta, quindi parliamo un po' più da medici. Sì. Fase acuta con tantissimi malati, purtroppo tantissimi morti, ora siamo in una fase di notevole riduzione dei contagi, prevalentemente grazie alle misure adottate, anzi c'è un recentissimo lavoro che diciamo stima quante vite sono state salvate con il lockdown, superano le 600.000 in Italia. Mascherina, lavaggio delle mani, distanza di sicurezza consente al virus di non trovare ospiti. Bravo vice ministro che la chiama distanza di sicurezza e non distanza sociale, che è un termine orribile. Sì. Ho mutuato questo dal professore Bassetti di Genova, quindi l'ho copiata. L'ha questa copiata, cosa. No, quindi non è una cover, diciamo, questa è frase. È una cover, esatto. E quindi siamo in una fase in cui il virus sta circolando meno, l'impegno delle strutture sanitarie è in questo momento al minimo, terapie intensive che si svuotano, pochissime persone vanno al pronto soccorso, prevalentemente sono delle diagnosi di persone che non stanno poi male, che devono essere ricoverate. Dobbiamo continuare su questa strada. Senta, vice ministro Sileri, lei appunto è vice ministro della salute, è anche medico, ma non ne può più di parlare del virus, neanche lei, nel senso che ormai è da mesi che tutti i giorni uno, due, tre trasmissioni in continuazione, cioè nel senso è arrivato un po' al così. No, non sono arrivato, diciamo, parlo anche di altre cose, anzi ci stiamo attivando per far recuperare anche le altre malattie che purtroppo invece hanno dovuto aspettare. Ovviamente. Quello che non ho amato, sono sincero, alla lunga è la comunicazione giornaliera dei dati. Sì. Credo che questo non dia poi il quadro esatto di ciò che accade, perché poi uno in sono base sempre alle dati giornate, che si riferiscono ovviamente spaventavano al passato. Molto quei dati giorno per giorno. Ma anche adesso spaventano, perché se tu un giorno hai 100 casi in più, che magari derivano solo dal fatto che sono stati fatti più tamponi o comunicati più tamponi, si ricrea l'allarme. I dati vanno valutati in un trend settimanale. Certo, ma ci dica una cosa, cosa fa per distrarsi in questo periodo? Il suo orto? Ho piantato i pomodori. Pomodori? Sì, quali ha piantato? I ciliegini? Ciliegini San Marzano e quelli classici tondi dentro. Ma quando li ha piantati? Sabato, io l'avevo già piantati, li ho trapiantati. Ha fatto un trapianto, vabbè, certo. Lei esatto, perché con la quarantena a casa erano diventati altri mezzo metro, non ci si stava più. E sabato li ho trapiantati. Si distrae quando... Anche le famose zucchine, le zucchine, con le quali mi avete preso in giro la scorsa volta, anche le zucchine. E ho visto anche un oleandro, un bel oleandro fiorito, intravisto. C'è anche un oleandro, anche quello è diciamo il terrazzo di casa. L'orto invece, insomma, sì. L'orto in Campania. E questo quindi sono... Senta, ma l'ha già chiamata qualcuno oggi per dirle: senti, scusa, c'è un dolorino qui, che cosa? Guardi, purtroppo ho amici, parenti, conoscenti, ex pazienti che mi chiamano quotidianamente per Lo so. Qualunque problema, purtroppo anche spesso anche gravi, quindi pensavo anche piccoli. Io ho un dolorino alla spalla, però lei sa distinguere. Giro, mi brucia un pochino la spalla, no, nel senso, vabbè, no. È sovraspinato, dottore, glielo dico io, è sovraspinato, gli è partito. Vabbè, no, era per dire. Senta, no, ma quello che non è chiaro, insomma, dobbiamo ancora avere paura di prendere il virus in questo momento. Il virus circola, facciamo anche chiarezza sulle parole di Zangrillo, cioè Zangrillo non ha detto una cosa sbagliata, ha detto che l'impegno clinico è in questo momento verso lo zero, però il virus può continuare a circolare
circola meno perché attuiamo delle siamo più bravi, sì. Esatto, cioè siamo stati bravi a seguire le regole, dobbiamo essere bravi a continuare a seguirle. Poi se qualche studio dimostrerà che questo virus si è attenuato e che quindi si è indebolito e magari non ci fa più nulla, meglio ancora, butteremo le mascherine, torneremo ad abbracciarci e a baciarci, sì, con più frequenza, e lo lasceremo alle nostre spalle. Però al momento non è arrivato ancora il momento. Non è arrivato il però momento. Dov'è che si può prendere? Cioè risulta che qual è il luogo più rischioso secondo lei? Beh, diciamo in questo momento vedete ci sono dei microfocolai, sì, in RSA, qualche ospedale a Roma, in, sì, qualche ospedale, è ovviamente ben sotto controllo. E poi a dire il vero dobbiamo anche un po' cambiare l'attitudine. Si è parlato ad esempio di un caso Lombardia, no? Sì. Come se fossero i lombardi che possono portare il virus fuori. È vero che in Lombardia diciamo c'è la numerosità maggiore, ma numeri esigui. La verità è che noi dobbiamo considerare non gli altri come portatori del virus, ma anche noi stessi come potenziali portatori. Infatti bisogna virus. Vivere, è vero, come se ognuno di noi fosse malato e se, come tutti quelli che incontriamo lo fossero. Come se, guardi, io mi sono ammalato e francamente vi dico la verità, sono stato molto ma molto 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 attento, sì, non l'ho trasmesso a nessuno di coloro che erano vicino a me, anche i contatti stretti, compresa mia moglie e mio figlio. La verità è che ognuno di noi dovrebbe considerarsi come un potenziale vettore, che significa tieni la mascherina, se hai dei sintomi avverti il tuo medico curante, certo, ti quarantenni se ti viene la febbre in attesa di capire se è coronavirus o meno. Cioè consideriamoci tutti potenzialmente vettori. Certo. Senta, ma ci faccia capire una cosa, Vice Ministro della Salute Sileri, ma gli assembramenti sono permessi oppure no? Allora, gli assembramenti, è chiaro che manifestazioni... cui tutti sono, diciamo, insieme in una piazza, vicino, gomito a gomito, senza mascherina, assolutamente no, ma questo anche il senso civico dovrebbe dirlo. Perché c'è stata la manifestazione del centrodestra, i gilet arancioni, le sardine contro il razzismo, ieri addirittura hanno festeggiato una promozione. Io ho visto delle foto, devo dire le sardine sono state ben distanti l'uno dall'altro, con le mascherine, molto rispettose. Ho visto altre manifestazioni, ma non solo manifestazioni, a volte anche... per strada vedi persone troppo vicine senza mascherine che magari si scambiano una birra. Ecco, questi sono dei comportamenti che non dovrebbero essere. È pericoloso fatti. Ancora quindi scambiarsi una birra. Ma lì, una bottiglia di birra. Sì, basta una persona con un virus. Cioè il virus è entrato in Italia con una persona, non è entrato con 100 persone. È entrato con una persona. Una persona determina poi l'epidemia. Ne basta una. Perché lo quindi qual è la distanza per esempio in un bar all'aperto per condividere una birra? È un metro e mezzo? Ma se diciamo si è super lontananza di almeno un metro, possibilmente verso i due metri, 1,80 m, 1,50 m, 1,80 m è più che sufficiente, all'aperto può stare senza mascherina. Perché qualcuno dice se si fanno le manifestazioni politiche, perché allora non si può andare allo stadio a vedere il calcio o a un concerto? Qual è la differenza tra una manifestazione politica e lo stadio e un concerto? Ma infatti anche una manifestazione politica dovrebbe essere fatta diciamo con un certo criterio, nel senso con la distanza, ma è la numerosità delle persone. Cioè se tu vuoi manifestare, ed è giusto anche manifestare, perché è giusto anche porre avanti le proprie idee e mostrarle, lo devi fare anche con la sicurezza. Allora, in una grande piazza all'aperto in cui riesci a stare distante, però devi contare il numero delle persone che possono esserci. E anche il corteo no. Ma vede, il corteo, così come una processione nella quale la distanza non può essere mantenuta, non può essere controllata, e la sicurezza viene meno, in questo momento conviene francamente non farla. Cioè non andrebbe fatta. Anche la manifestazione dei tifosi a Roma sabato, non c'era proprio grande distanza. È la stessa identica cosa. Cioè bisogna trattenersi, ma anche una festa a casa. Vi faccio un esempio più facile. Se io volessi invitare a casa 20 persone, lo spazio dentro casa non sarebbe tale da poter consentire una distanza di sicurezza. Qual è il numero massimo di persone che lei consiglia di avere in casa? Ma se voi considerate che ogni persona ha bisogno intorno a sé di un metro di distanza dall'altro, ecco che capite bene che facciamo in una casa di fai 2 metri quadrati a persona, è chiaro che se tu hai una stanza da 20 metri quadrati hai fatto 2 metri quadrati a persona, 10 persone, ma che poi stanno un po' strettine, voglio dire, quindi probabilmente è meglio non farlo. Cioè, quindi diciamo sotto le 10 persone dipende da quanto è grande casa, certo, poi una se casa hai la terrazza usi la terrazza, però capite, poi quando fai una cena è chiaro che c'è una certa promiscuità per quanto vuoi, perché sei vicino, parli, bicchiere di vino, quindi in questo momento io aspetterei attenzione, fate anche le cene, ma
a fare delle insicurezze. Ecco, vice ministro, la simpatica Geppi ha sempre un chiodo fisso ultimamente. Ma non so, scusi, vice ministro, non ce l'ho io lo so che lei è un dottore, quindi certo, lei si occupa del corpo, ma anche delle anime. Io adesso sto parlando all'uomo dottore, all'uomo di scienza. Buonasera dottore. La gente vuole limonare, dottore. Scusi, no. Vuole tornare a limonare, non si può. Le traduco la domanda: se in questo momento un uomo o una donna conosce una persona nuova, guarda come lo stai annoiando, io guarda come sono stata diretta. No, ci si può baciare con una persona nuova, oppure questa è una bella domanda, però è la vita, bisogna chiedere la vita, il pedigree. La vita è questa, e chiaro che mi fate una domanda abbastanza difficile, perché dovrei dirvi che c'è sempre un rischio di contagio, però bisogna chiedere il tampone. Dici, guarda, io ti bacio, ma come voleva Solinas per andare in Sardegna, no? Magari il tampone, ripeto, serve il problema del tampone. Tu fai il tampone oggi e puoi risultare positivo domani. Allora servirebbe una combinazione tampone test sierologico. Quindi, però attenzione, è troppo complicato. Scemiamo verso la. Lo so. Non dico il ridicolo, perché non è il ridicolo, però è. Non basta il tampone, non basta il sierologico, dottore. No, con tutte e due. Entrambi sì. servirebbero. Sì, se uno ha il sierologico che quindi racconta il passato, il tampone che racconta l'istante, si dà un bacio, però poi il giorno dopo di nuovo si ricomincia col tampone. Il rischio purtroppo col virus circolante esiste, però i numeri sono dalla nostra. Senta, adesso i guanti non vanno più bene, dice l'OMS. Ma i guanti veramente... fin da subito si è detto che i guanti, allora se entri nel supermercato e devi prendere la frutta e toccare le cose, allora c'è la necessità del guanto, se vai anche in frutteria, ma altrimenti il guanto non vi è motivo di tenerlo. È molto più importante lavarsi le mani oppure usare i disinfettanti. Cioè il guanto è anche un ricettacolo di germi. È come la mano, no? In realtà il guanto è peggio, perché tu la mano alla fine te la lavi, mentre invece tu col fatto che ti senti invincibile con i guanti, invece non serve a niente. Il guanto tu te lo tieni magari per ore e tocchi tutto, ed ecco che ti porti tutti i batteri addosso e a casa, mentre invece lavarti le mani con una certa frequenza e bene è la soluzione migliore. Senta, vice ministro della salute Sileri, lei sarà una delle menti brillanti degli Stati Generali di Conte? Non credo, perché nessuno sa chi sono, quindi stiamo cercando di capire. Io sono libera, io sto già imparando a fare il vice ministro, questo è tipo un master dopo laurea, specializzazione e dottorato, ma proprio immediato. Sto imparando e cerco di farlo bene, basta e avanza questo. Ascolti, lei ha scaricato Immuni? Sì, alle 20:02 dello stesso giorno che è uscito. Senta, ma adesso da ieri in 4 regioni è già funzionante. Le risulta che ci sia già stato qualcuno a cui è stato segnalato di essere entrato in contatto con un positivo? Questo no, non lo so, nel senso che non è successo, non lo so. Anche perché dalla prossima settimana riusciremo a avere i primi dati. Siamo partiti da poche ore fondamentalmente, e se questa prova va bene, come credo, perché insomma l'applicazione è eccezionale, poi al di là delle riluttanze della popolazione, francamente anche della politica, meglio, ma qualche politico lo ha detto, cioè io non avrei fatto alcune affermazioni, tipo io non la scarico, cioè questo è un vantaggio per tutta la popolazione, cioè superiamo anche i limiti, i pregiudizi, i limiti politici, i pregiudizi su, non so, le tue informazioni che vanno in giro sono tutte stupidaggini, francamente. Ma senta, Immuni ti segnala quando sei entrato in contatto con un positivo a 2 metri di distanza per 15 minuti, vuol dire che questa è la tempistica che c'è per poter contagiarsi, oppure basta anche un istante? Attenzione, la sfortuna vuole che possa bastare anche un istante, però la medicina tutto si basa sulle probabilità. L'evidenza mostra che serve un contatto ravvicinato superiore ai 15 minuti, il che significa che poi vedete, tu puoi avere anche un contatto ravvicinato superiore ai 15 minuti, ma magari la persona si era lavata le mani, magari hai la mascherina, magari il contatto è stato di schiena perché non era faccia a faccia, capite bene che è ben diverso da un contatto invece faccia a faccia. Certo, sì, è strano quel contatto di schiena, però vabbè, comunque... No, le faccio l'esempio tipo... sull'autobus, certo. Non fate battute. No, un contatto di schiena, nel senso che due telefonini che sono vicini attraverso il Bluetooth si riconoscono grazie a quel codice univoco che viene cambiato poi più volte, però magari non ti dicono
dove era il telefonino, magari il telefonino era nella borsa, tu stai a un metro, però certo, due persone certo, sono state vicine, certo, schiena a schiena vicine, ma magari si ricordi di tenere acceso il Bluetooth sempre, perché sennò non funziona l'app. Senta, tra i virologi che sono diventati i personaggi, diciamo, mediatici di questo periodo, qual è il suo preferito? Quello quando lei vede si fida di più? Ah, qui però diventa poi un problema fra colleghi, perché diciamo, io ho un'amicizia di lunga data con Massimo Galli, ma sì, antecedente tutta questa vicenda, epidemia, sì, con Massimo Andreoni di Tor Vergata, che certo, fu il mio professore quando avevo 23 anni, mi fece sì, l'esame, quindi c'è un'amicizia ormai decennale. Il professor Galli ieri ha detto che lui non è mai stato pagato per i suoi interventi TV, perché ci sono alcuni virologi che forse vengono pagati, è giusto? Forse, io questo non sì, lo so. No, nel caso sarebbe giusto, secondo lei? Che i virologi... io non lo so, io non mi farei pagare da sì, chirurgo se dovessi andare in televisione a parlare, però... È anche vero che se la invitano chiedendole il parere di una cosa per cui lei ha studiato e deve fare il suo lavoro... Perfetto, farei un'altra cosa allora a quel punto, se fossi, diciamo, da professore universitario direi ok, c'è una fee, donatela all'università okay, e ci si paga la ricerca e magari dei contratti, ecco, certo, questo sì. Senta, ascolti, venerdì riparte il calcio, è inquieto per questo, è sereno... No, sono, vedi, noi stiamo facendo ripartire le cose con serenità e ovviamente è una guardia armata, nel certo, senso che dobbiamo stare attenti, cioè non dobbiamo abbassare le procedure, le difese, certo, i controlli e quant'altro. Dobbiamo trasformare la nostra paura, perché la paura l'abbiamo avuta tutti, sì, è indubbio, certo, in consapevolezza, cioè il virus è fra noi, riduciamo nella trasmissione con le distanze, diciamo, qua, con le distanze quello che sappiamo, e quant'altro, certo, e monitoriamo laddove il monitoraggio mostra delle situazioni particolari, interveniamo facendo un passettino indietro e magari... È tifoso lei, viceministro Sileri? Io sono della Roma. Quindi è preoccupato però... che ricomincia il campionato per quel motivo lì, nel senso che rischia che esatto, di vincere la Lazio, quello è la sua preoccupazione? Un po' sì, però... No, dico, in tutto quest'anno... Vuole fare un decreto per bloccare tutto? È andato in Cina 3 volte, ha avuto il virus, adesso c'ha pure la scorta, se vince pure lo scudetto la Lazio, viceministro... Voi pensate che negli Stati Uniti, quando vivevo lì, che la Roma vinse lo scudetto, sì, io misi una bandiera giallorossa dal balcone, vivevo al 47° piano e fui richiamato dal condominio perché avevo messo la bandiera della Spagna. Ma le ci facciamo sempre riconoscere, ma quindi però, fa il tifo, quindi fa il tifo per la Juve, sperando. No, la Juve... lo so, ma chi vince, la Juve, la Lazio o l'Inter? Adesso, se io vi dico la verità... Ce la dica la verità, ce la dica. No, perché poi... Ce la dica, viceministro. Già ho avuto qualche minaccia, ma questa non è grave. Per no, il calcio. Ce la dica, che vabbè, c'è ma io uno. Voglio dire, se vince la Lazio sono contento pure da romanista. Pure, basta. Che non vinca la Juve. Basta, viceministro, grazie, arrivederci. A voi. Questa è Radio 1, questa è Giorno Pecora, l'unica trasmissione che... Arrivederci, arrivederci, viceministro. GR1.